Buongiorno a tutti quanti, dopo un mese che abbiamo passato adorando il Signore, condividendo le nostre storie insieme, quello che il Signore ci metteva in cuore, ritorniamo ad avere un messaggio, una propria predicazione. State tranquilli, quello che abbiamo fatto nell'ultimo mese verrà comunque continuato, perché abbiamo visto come Chiesa, come il Signore ci sta parlando tramite l'uno l'altro. Siamo comunità non soltanto perché veniamo qua per ascoltare la parola del Signore che ha dato al suo servo, ma anche perché ognuno di noi ha una parola che il Signore gli ha dato, per cui continueremo ancora con quello. Oggi però vorrei parlarvi di un argomento, e vedete che c'è il titolo della predicazione: scoraggiamento, no grazie. Secondo voi, e chiaramente qua già c'è la risposta, qui è una domanda retorica quella che vi stavo facendo, secondo voi qual è la peggiore malattia al mondo? Qual è la più brutta? Quella che è più temuta? Potrebbe essere il cancro. Noi purtroppo nella nostra famiglia stiamo vedendo un nostro caro, un nostro familiare che è ammalato, oppure l'AIDS. Oppure l'Alzheimer, vi ricordate la storia del papà di Emi? Oppure la sclerosi laterale amiotrofica, quella che uccide piano piano tutto quanto il corpo. Vedete, nessuna di queste malattie è tanto grave quanto quella là, quanto lo scoraggiamento. Perché le altre malattie uccidono il corpo, chiaramente sono brutte, certamente, sono dolorose. Ma lo scoraggiamento non uccide il corpo, non uccide la vita, ma uccide la voglia di vivere. Ci congela in una situazione dove noi non siamo più capaci, anche se siamo vivi, anche se siamo vitali, anche se avremo le capacità di fare tutto quello che vogliamo, ci congela e ci fa non farlo, non ci rende più abili a fare. È un male, che è un male universale. Non c'è qualcuno che non ha mai provato lo scoraggiamento. Gesù ha provato lo scoraggiamento. Vi ricordate Getsemani? Era scoraggiato. A un certo momento, proprio a un passo dal fare quello per cui era venuto a fare, a un certo punto anche lui, anche Gesù, anche Dio, in terra, in forma di umano, in forma di uomo, e è per quello che lui comprende quando noi siamo scoraggiati, perché lui ha provato lo scoraggiamento, lui, Gesù, è stato scoraggiato. È un male che è un male ricorrente. Non è che se siamo scoraggiati una volta ci autoimmunizziamo. Non possiamo farci un vaccino per lo scoraggiamento. È qualcosa che di tanto in tanto torna nelle vite di ciascuno di noi. È un male altamente contagioso, attenzione, perché persone scoraggiate scoraggiano altre persone, per cui il nostro essere scoraggiati può scoraggiare persone che in realtà non sono all'aspetto scoraggiate. E soprattutto quello che c'è di peggiore è che è un male subdolo, inizia piano piano, non se ne accorgi nemmeno, ma piano piano cresce fino a quando arriva a renderci completamente inefficaci in tutto quello che facciamo. Però c'è una buona notizia: scoraggiamento può essere vinto. Scoraggiamento può essere vinto, non è una malattia incurabile. Ci sono tutte le ricette possibili, i rimedi, i farmaci, le terapie per cui noi possiamo sconfiggere. Nella Bibbia c'è un libro in particolare, che è un libro che voi sapete che è il mio libro. Ognuno c'ha il suo. Io ho il mio libro, quello che mi piace di più di tutti è il libro di Neemia. Per cui questa non so sarà la 50ª, 60ª predicazione che faccio sul libro di Neemia. Scusate voi, scusate quelli che ci ascoltano o ci vedono sul podcast. Però il libro di Neemia ci dà le ricette, le terapie per guarire lo scoraggiamento,
fare dello scoraggiamento una base su cui costruire una vita efficace per Gesù. Breve storia del libro, per chi non lo conoscesse, il libro di Neemia è un libro dove il popolo di Dio è ancora in Babilonia deportato. Neemia è arrivato insieme con altre persone a essere accettato alla corte del re di Babilonia, lui è il coppiere del re, quello che gli serve il vino, le bevande, e per cui beve prima del re per vedere se ci sono avvelenate. È un posto molto pericoloso ma di grande prestigio. Sente, domanda a delle persone che tornano da Gerusalemme: oh, come sta Gerusalemme? E quelli dicono: guarda, un disastro, non ci sono più porte, le mura sono crollate, le porte sono state date alle fiamme, non c'è più niente, la città è stata invasa, tutto distrutto. Lui diventa altamente triste, il re si accorge, scoraggiato. Il re si accorge, dice: Neemia, che c'hai? Non ti ho mai visto così. Lui gli racconta e alla fine dice: senti, vai, ritorna là. Ritornano in varie fasi, non la facciamo lunga la storia, però ritornano e a un certo momento ritornano ad ondate a Gerusalemme e cominciano a ricostruire tutto quanto. Cominciano a ricostruire le varie case, le persone arrivano dicendo: sì, questa era la casa mia, sì. Sì, questa è la casa di mio nonno, questa è la casa di mio zio. Cominciano a ricostruirle e poi cominciano a ricostruire le mura. E quando stanno ricostruendo le mura, arriva lo scoraggiamento. Neemia, capitolo 4, versetti 10 e 12. Quelli di Giuda dicevano: le forze vengono fino ai portatori di pezzi e le macerie sono molte. Noi non riusciremo a costruire le mura. I nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro. Allora li uccideremo e faremo cessare i lavori. I giudei però, che risiedevano vicino a loro, vennero 10 volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui proveniva. Ma che cos'è che ci fa scoraggiare? Perché questa è una situazione di scoraggiamento. Vedete che cosa dicono? È tutto, è come pensano, come cominciano a pensare i giudei, le persone che erano tornate. Erano tornati e avevano subito la deportazione in Babilonia, erano finalmente a casa e a questo punto dicono: non ce la faremo mai. Che cos'è che fa scoraggiare i giudei? La prima cosa, la fatica. Versetto 10: le forze vengono meno ai portatori di pezzi. Che cosa era successo? Semplicemente i giudei, il popolo di Dio, era esaurito. Erano esauriti, erano svuotati fisicamente, non ce la facevano più. Erano svuotati fisicamente, erano svuotati emozionalmente, erano svuotati mentalmente, erano senza forze. Ti sei mai trovata lì? Non mi dire di no, perché la risposta è sì. Se sei un essere umano ti sei trovato lì. Attenti, perché questa sensazione, attenti come credenti, perché questa sensazione di svuotamento, di non farcela più, si accompagna quasi sempre con la sensazione di essere lontani da Dio. Sei svuotato, non ce la fai più, sei esausto e dici: Dio non risponde alle mie preghiere. Dio non c'è più. Dio, perché non ti parli? Dio, perché mi hai dimenticato? Ricordate Getsemani? Ricordate la croce? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Persino Gesù, a un certo momento, quando era svuotato emozionalmente, in quel punto era svuotato anche della sua divinità, perché Dio aveva tolto lo sguardo da Cristo in croce, ma lui addirittura si sentiva lontano da Dio. Ma questi sono i suggerimenti che normalmente noi bravi credenti diamo al credente che ti dice: sono, non ce la faccio più, mi sento lontano da Dio. Vediamo una serie di buoni suggerimenti. Diciamo: ti devi impegnare di più nella preghiera. Sì, va bene. Buono come suggerimento, ma non risolve. Oppure, senti, devi leggere di più la Bibbia, devi leggere ogni giorno almeno una pagina della Bibbia. Ottimo,
però non risolve la situazione. Oppure dici, guarda, tu, la ricetta è che devi stare, in questo momento tu devi stare in comunità, devi venire in chiesa, devi frequentare i tuoi credenti, i tuoi amici credenti, i tuoi compagni di chiesa. È saggio, ma spesso non è praticabile. C'è un suggerimento che invece da Gesù. Marco 6, capitolo 6, versetto 31. Qui ci sono i discepoli che stanno servendo le persone, stanno dandogli da mangiare, stanno predicando, stanno facendo tanto. A un certo punto Gesù gli dice così, e gli disse loro: venite ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Infatti era tanta la gente che andava e veniva, ed essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Qual è il suggerimento di Gesù? Prega di più, leggi di più l'Antico Testamento. No, semplicemente mettiti seduto e non fare niente. Non fare niente. Qualche volta sembra un po' poco spirituale che tu a una persona che è svuotata gli dici: guarda, non fa nulla, vero? Sì, continua a pregare, però non ti affaticare più di tanto, siediti e non fare nulla. Sembra che per uno che come me c'è una definizione in inglese che si chiama workaholic, che va insieme con alcoholic, che è dipendente dall'alcol. Io sono workaholic, io dipendo dal lavoro. Per essere vivo, per sentirmi vivo, io devo lavorare. Per uno come me, digli: guarda, non fare nulla è un disastro. Però Gesù sa meglio di me. Gesù nell'ultimo mese mi ha detto: Marco, basta, non fare più nulla. E devo dire che fisicamente, mentalmente, emozionalmente sono molto guarito da come ero. Sono molto guarito. Sapete quando è che dobbiamo stare attenti allo scoraggiamento, questo senso di smutamento? Quando siamo più o meno a metà di un'opera, a metà della prossima. Versetto 4, sempre capitolo 4 di Neemia, al versetto 6. Noi dunque ricostruimmo le mura che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza. Erano mura circa di 3 metri, 4 metri, per cui diciamo che avevano fatto 2 metri di muro. Ah, un bel punto. Invece di dire: oh, siamo arrivati già a 2 metri di altezza, invece dicono: non ce la facciamo più. Non ce la facciamo. All'inizio pareva bella la cosa, dai, ricostruiamo le mura, mettiamo tutti quanti le mura nuove come erano. Ti ricordi quella? Ah, sì. Lì c'era un tassello, lì ci avevamo messo questa statua, avevano ricostruito, avevano ricominciato a costruire. Ma poi passa un giorno, passano due giorni, passa una settimana, il muro è sempre lì, arriva la noia e non ce la fai. Un po' ci avete presente quando avete mai, a chi è che piace dipingere le stanze? A me no. A me no. E tu cominci, pitturi tutto quanto, e poi ti guardi indietro, ancora metà da fare, e poi soprattutto quando ho smesso di fare devo pure pulire tutto quanto per terra. Oppure come quando io decido di mettere a posto la mia scrivania, no? Che succede? Io ho la scrivania ingombra di tante cose, bollette, predicazioni, foglietti. Allora che cosa faccio? Prendo e comincio, chi conosce casa mia, sto sul soppalco e non c'è molto posto, comincio a fare tutti i mucchietti, no? Allora, qui ci metto le bollette, qui ci metto le predicazioni, qui ci metto gli appunti, alla fine tutto il pavimento del soppalco è pieno di foglietti. Sono passate due ore, Dante mi dice: Marco, è ora di cena, io che faccio? Rimetto tutto quanto insieme, lo rimetto in pila e mi rimane per un altro anno. La prima soluzione per evitare lo scoraggiamento è molto semplicemente riposa. Non è essere poco spirituali, ma essere obbedienti a Gesù che ti dice: ok, riposa, non fare. Secondo motivo perché diventiamo scoraggiati:
la frustrazione. Versetto 10, la seconda parte, le macerie sono nuove. Questa si chiama vera e propria frustrazione. Stanno facendo un nuovo muro, no? E guardate, che cosa stanno guardando? Al muro che cresce? No, alla monnezza che c'è del vecchio. Si concentrano non sul progetto, ma su quello che il progetto sta producendo, rumenta, monnezza. Capita anche a te? Non so, a me sì, a me piace fare le cose, ma odio che tutto quello che per fare le cose metto in giro. La cosa più noiosa che trovo è di dover pulire, un po' di tempo fa ho rimesso a posto il cammino, sì, e ho tagliato pezzi di ghisa, pezzi di mattone, ho fatto un disastro di polvere per tutto quanto il piazzale. La cosa più noiosa alla fine è di dover prendere tutti quanti quei pezzettini di mattone, di ghisa che avevo tagliato e buttarli. Avrei pagato per uno che me li smaltiva. Se tu hai mai avuto la folle idea di ristrutturare un casale, non lo fare. L'abbiamo già fatto per te, io e Janet. Non lo fare. Non lo fare. Voi non potete immaginarvi i camion di rumenta, di immondezza, di immondizia che si fanno costruendo. Uno non si immagina che dice, vabbè, buttiamo giù qualche parete. No, no, sono pile di calcinacci, di pezzi di sasso che si accumulano, per anni. Sti mucchi io mi sembrava che crescevano, diciamo, che fanno figlia, si riproducono. Oppure che c'è il vicino di casa che viene a buttare, perché erano sempre lì, nel macello. E in mezzo a questa immondizia il sogno della nostra casa, il nostro bel casale svanirà. È la stessa cosa che succede a noi. Quando ti concentri sull'immondizia che c'è intorno e non sul progetto, il progetto diventa vago, diventa nebuloso. Se facciamo progetti per il futuro, è inevitabile che avremo dell'immondizia da dover smaltire. Possiamo però imparare a riconoscerla e a saperla trattare, fare uno smaltimento intelligente di quello che è la risulta del nostro lavoro. Qual è l'immondizia che hai in questo momento nella tua vita? Qualcosa che copre il progetto originario e che ti impedisce di far crescere qualcosa che è veramente importante per te, magari il tuo rapporto con Cristo, oppure il tuo rapporto con la tua sposa, con il tuo sposo, o con i tuoi figli, con i tuoi amici, oppure l'essere attivo in chiesa e mettere a disposizione i tuoi doni. Che cos'è che, su cui ti stai concentrando, che ti fa perdere il progetto originale, che è quello di seguire Cristo e di crescere? La mondezza ti fa fare, io mi ricordo all'inizio c'era il nostro piazzale dove parcheggiava la macchina, c'erano dei grossi cumuli per cui non potevamo parcheggiare la macchina là, e quando dovevi andare dovevi scavalcarla, fare giri per arrivare da qui a lì, dovevi fare un lungo giro perché c'era tutta mondezza, per cui se provavi a attraversarla ti sporcavi fino a qua, dovevi fare un giro enorme per fare quello che normalmente ci vogliono 30 secondi. Ti fa spendere forze inutili, è chiaro che poi non diventa scoraggiato, perché quando tu vedi che da qui a lì ci vuole un secondo, devi spendere 10 minuti per fare il giro, ti scoraggia. La seconda soluzione per cui si qual è? Buttala via la mondezza, buttala via la mondezza. Qual è la immondizia ingombrante che c'è nella tua vita in questo momento? È un vecchio peccato? Oppure un ricordo doloroso? Un chiedere perdono a qualcuno a cui non hai mai chiesto perdono? Oppure il ricevere, il dare perdono a qualcuno che te l'ha chiesto ma non ti ha detto perdono? Ma non ti ha detto perdono?
ti do un consiglio, chiami il camion. Chiami, è ora di cambiare, chiamare il camion. Ebrei dice questo, Ebrei 12, versetto 1 e 2. Mi è piaciuta la traduzione che ne fa la Bibbia, la parola e vita. Anche noi dunque, circondati da questa grande folla di testimoni, dobbiamo sbarazzarci di tutto ciò che ci ostacola, specialmente del peccato che ostacola il nostro progresso, e correre con decisione la corsa che ci è messa davanti. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù, principio e fine della vita. È ora di buttare via il passato, è ora di buttarlo via, per poter essere efficaci e concentrati sul progetto principale che è Gesù. Terzo motivo perché ci scoraggiamo: fallimento. Versetto 10 dalla terza parte. Noi non riusciremo a costruire le mura. Vi avevo detto che lo scoraggiamento è malestrisciante, no? Vedete, il progresso poco a poco del ragionamento del popolo di Dio. I giudei hanno cominciato con qualcosa di fisico, no? Non ce la facciamo, siamo stanchi, ci fanno male le braccia. Poi sono passati a un problema psichico, c'è troppa immondizia. L'immondizia lì non ti rimane lì, non è che ti fa nulla. E ora giungono alla conclusione: non ce la faremo mai. Siamo troppo stanchi, non ce la faremo mai. È tanto pazzi provarci, perché abbiamo cominciato su tuo muro? Come affronti i fallimenti nella tua vita? Sei tipo Tafazzi, qui c'è da spiegarla, perché non so se tutti quanti conoscono Tafazzi. Tafazzi era un personaggio creato dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Era un uomo vestito tutto quanto di nero, con una calzamaglia, una conchiglia di quelle che mettono i calciatori, che si dava bottigliate sulle parti intime, no? E questo era Tafazzi, no? Sei del tipo Tafazzi? Di quello che si autopunisce, che si autoflagella: ah, io non sono proprio capace di fare nulla, che stupido sono stato a pensare, che stupida sono stato a pensare che ce l'avrei fatto, ma chi me l'ha fatto fare a cominciare? Ti autopunisci. Oppure sei del tipo Calimero, qui chiaramente la mia età lo dice. Calimero era un personaggio del bucato Ava, che era un pulcino tutto nero, no? Che lo diceva: ce l'hanno tutti con me perché sono piccolo e nero. E invece arrivava l'olandesina che diceva: no, Calimero, tu non sei nero, sono soltanto sporco. Però sei del tipo Calimero, cioè, ce l'hanno con me perché sono piccolo e nero. Sempre in Ebrei è detto così, Ebrei 10, 36 e poi 39. Infatti avete bisogno di costanza, affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. La differenza tra un vincente e un perdente è che il perdente accetta la sconfitta semplicemente come un inciampo temporaneo. Paolo direbbe: questa leggera, lieve, momentanea afflizione è per un tempo, non è per sempre, perché ricordatevi che in Cristo siamo più che vincitori. La terza soluzione per prevenire lo scoraggiamento è semplicemente non mollare. Quarta motivo che ci fa scoraggiare: la FIFA, la paura. Versetto 11, sempre di Neemia, capitolo 4. I nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro, allora li uccideremo e faremo cessare i lavori. Ora immaginatevi la scena, no? Questo è stato tutta quanta sta serie di muratori, no? Con la cazzuola, con la macera. E dall'altra parte ci sta una fratta lunga, così, con tutte le persone che stanno così. E guarda, no? Che stanno tutte spiando, si dicono: oh, guarda quello che fa. E che dicono che non erano contenti che stavano rifortificando, perché quello era il posto dove erano stati loro quando gli ebrei erano stati deportati in Babilonia. Mica erano contenti. All'inizio avevano
questi qua avevano cercato, all'inizio avevano derisi, dicevano che cosa stupida ricostruire le mura, che non ci servono le mura. Poi avevano cercato di mettere in dubbio la loro capacità, gli dicevano tanto non siete buoni a farlo, mica siete muratori. A questo punto erano arrivati alla minaccia, se continuate vi ammazziamo tutti quanti. Per un attimo, come facevano a sapere questi i giudei che stavano ricostruendo il muro che i loro vicini li avevano minacciati di morte? Ma semplice, perché c'era chi li aveva infamati. Mi dai la prossima? I giudei però che risiedevano vicino a loro vennero 10 volte a farci questo, a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui provenuti, da cui provenivano. Altri giudei, altre persone del popolo di Dio andavano costantemente a dirgli: guarda che lo ammazzano, guardate che lo ammazzano, io non ve voglio di niente, però lo ammazzano, dai, smettete che lo ammazzano. Che carini, che gentili, che brave persone, e gli avevano proprio incoraggiati. Smettete che vi ammazzano. È così lo scoraggiamento totale. Prima avevano sentito qualche cosa nel fisico, il dolore dei muscoli, poi qualcosa nella mente, c'è troppa mondezza. Adesso sentivano qualche cosa nelle orecchie, guardate che mi ammazzano. Ascoltare un pessimista ti fa scoraggiare. Ascoltare un pessimista ti fa diventare pessimista. Se senti abbastanza volte uno che dice non si può fare, alla fine cominci a pensare a dire tu lo so, non si può fare perché tutti quanti lo dicono, perché so io. Vi ricordate quando arrivarono, il popolo di Dio arrivò avevano fatto l'esodo e erano arrivati alla terra promessa e avevano mandato gli esploratori, no? Sono entrati dentro gli esploratori, hanno visto cose eccezionali, grappoli d'uva con persone che portavano il grappolo d'uva in due, era una cosa bellissima. Ma che cosa è successo? Gran parte, il 98% degli esploratori ha detto: ci sono i giganti, non possiamo entrare dentro, ci uccideranno tutti quanti, noi sembravamo gli lipuziani, le persone piccolissime, dei nani. Soltanto due, Giosuè e Caleb, hanno detto si può fare. Hanno detto si può fare perché Dio conosce. Se ci ha portato fino a qua, ti pare che non ci fa entrare dentro e vincere? E di tutta quella di tutte quelle persone, chi sono gli unici due che sono entrati? Giosuè e Caleb. Tutti gli altri hanno girato 40 anni a vuoto prima di poter entrare. Chi stai ascoltando in questo momento? Voci che ti dicono non ce la farai, che ti dicono provaci a farlo e sei morto o sei morta, e così hai paura di fare il grande passo per intraprendere un nuovo progetto, per portare a compimento il progetto, eccetera. Forse c'è la paura di non esserne capaci, di non essere adeguati. Forse c'è la paura di non saper reggere la pressione: ah, ma io adesso se faccio questo come farò? Come farò? Forse c'è la paura che senti di non essere perfetto, per quello adempimento. Stai aspettando di diventare perfetto, di diventare perfetta per fare quelle cose. Ti dico, non sarai mai perfetto, non sarai mai perfetto. Il bello di Dio, e lo dice bene la parola, che usa il suo prodotto
avviene attraverso esseri assolutamente imperfetti. Paolo dice che noi abbiamo questo tesoro in vasi di coccio, l'abbiamo visto nelle predicazioni precedenti, in vasi di coccio, noi siamo vasi di coccio, non siamo perfetti, ma è la potenza di Dio che sta dentro di noi che può fare la differenza. Sappi che questa paura non viene da Dio, non viene da Dio. E infatti Paolo dice così, Romani 8:15, anche qui ho messo la traduzione della parola in vita, è una spiegazione più grande del versetto che c'è nelle Bibbie originali. Dice: voi non, vedete che l'ho sottolineato, voi non avete ricevuto in dono uno spirito che vi rende schiavi e vi fa vivere di nuovo nella paura, non abbiamo questo spirito di paura, ma avete ricevuto lo spirito di Dio che ha fatto diventare veri e propri figli di Dio, adottati in seno alla sua famiglia, figliuoli che lo chiamano Padre mio. Noi non abbiamo uno spirito di paura, ma abbiamo uno spirito di adozione. Noi siamo i figli di Dio. E tutto ciò che non viene da Dio, due cose: le cose o vengono da Dio o da chi vengono, o l'uno o l'altro. Se non viene da Dio, viene da chi è contro il popolo di Dio, da chi è contro Dio. Così come le minacce di morte dei giudei non venivano da Dio, ma venivano da chi era contro il popolo di Dio, alla stessa maniera le accuse contro di te, la paura, viene da chi ti odia. Non ascoltare la voce di chi ti odia. Non ascoltare la voce di chi odia Dio. La quarta soluzione per prevenire lo scoraggiamento è non ascoltare chi ti odia. La paura ti odia. La paura che viene da Satana ti odia. Le persone che ti scoraggiano dicendo, mettendoti paura, lo stanno facendo, ti stanno scoraggiando perché odiano te come odiano Dio. Lo scoraggiamento entra nella nostra vita, abbiamo detto, in maniera strisciante, senza neppure sapere che ce ne accorgiamo. Entra attraverso il nostro fisico quando siamo stanchi, attraverso la nostra mente quando c'è troppa immondizia spirituale in giro, attraverso il sentirsi falliti quando vediamo che le cose non vanno proprio nel verso giusto, quando pensiamo di aver perso in partenza, non ce la faremo mai, e arrivano attraverso i nostri orecchi quando ascoltiamo qualcuno che ci scoraggia e ci mette paura. Come si dice sempre, è meglio prevenire che curare. È meglio prevenire che curare. Volevo lasciarvi concludere la predicazione con 4 passi e 4 versetti. Se volete che girerò anche sul gruppo WhatsApp, che ci danno aiuto quando tendiamo ad essere scoraggiati. La fatica, quando sei affaticato. Matteo 11:28, venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e Dio vi darà riposo. Quando sei scoraggiato perché sei affaticato, semplicemente vai nelle braccia di Gesù e riposati. Gesù aveva chiesto ai suoi discepoli: venite qua con me. Lui era in mezzo a lui e guarda un po', lui si stava occupando dei suoi discepoli mentre i discepoli riposavano. Per cui quando sei stanca, riposati nelle braccia di Gesù. Quando sei scoraggiato per la frustrazione, Salmo 55:22, getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà, Egli non permetterà che il giusto vacilli. Quando sei scoraggiato perché sei frustrato, butta via la mordezza spirituale, butta sul Signore tutto quello che è all'interno della tua anima che non va bene. Prossimo.
Quando sei scoraggiato, quando sei scoraggiata, perché prevedi un fallimento. Matteo 5,4. Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Gesù lo dice, non sarà facile. Nel mondo avrete in Giovanni 15, Giovanni alla fine dice, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo, io ho vinto il mondo. Infine, quando hai FIFA, quando hai paura, Luca 6, 22, 23. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno, vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia perché ecco, il vostro premio è grande in cielo. Perché i loro padri facevano lo stesso ai profeti. Quando hai paura, quando c'è qualcuno che vorrebbe spaventarti, non ascoltare chi ti odia, non lo ascoltare. Questi sono i metodi per prevenire. La prossima settimana vedremo che lo scoraggiamento non solo si può prevenire, ma lo scoraggiamento può diventare la base su cui costruire una vita efficace per il Signore, mettendola al servizio di Cristo e della sua opera. Per oggi fermiamoci qua e preghiamo. Sì, Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo dei suggerimenti che tu ci dai per la nostra vita, che sono delle regole che tu hai fatto per il nostro bene. Se tu ti hai mai ascoltato, sei stato colpito, sei stato colpita da qualcosa, voglio che tu preghi insieme con me nel tuo cuore queste cose. Signore, io non voglio essere scoraggiato, io non voglio essere scoraggiata. Voglio prevenire il mio scoraggiamento. Per cui ti prometto che quando sarò affaticato, quando sarò affaticata, riposerò in te. Perché io so che tu sei colui che mi dà il riposo. Quando sarò frustrato, quando sarò frustrata, butterò via l'immondizia spirituale che c'è dentro di me. Concederò perdono e riceverò perdono. Abbandonerò i miei vecchi peccati, farò quello che tu mi dici di fare per gettare via questa frustrazione da me. Ti prometto che non mi scoraggerò per i fallimenti, perché so che tu mi consolerai e che i fallimenti sono soltanto una momentanea leggera afflizione, ma la vittoria è tua, Signore, e io tramite te posso essere vincitore. E infine, Signore, non avrò paura. Non ascolterò chi mi odia e chi vorrebbe spaventarmi, perché so che lo fanno contro di te perché ti odiano, e se odiano te, Signore, odiano anche me. Per cui mi imporrò di non ascoltare le persone che mi odiano. Tutto questo te lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù.